Il film Gazza Ciropietto è stato girato in digitale con una strumentazione a televisione superiore. Il nostro scopo, oltre a quello di documentare appunto la realtà della spazzatura a Gaza e al tempo stesso la spazzatura come metafora dell'embargo, come metafora del disagio di un popolo prigioniero in un territorio piuttosto esiguo, abbiamo pensato che la notte degli spazzini fosse anche una metafora stessa della notte di Gaza, cioè della notte che la Palestina, che i palestinesi da 60 anni stanno vivendo. Proiettiamo questo film in tutta Italia dedicandolo a Vittorio Arrigoni, amico, pacifista, attaccato da più parti anche da morto. Noi sappiamo quanto fosse grande la sua passione. Io gli devo molto perché l'ultima parte di questo film, Gaza a cielo aperto, è stato girato con Vittorio, che ci trascina in una zona praticamente pericolosa della città, al confine con Israele, per una manifestazione di interposizione pacifica. Quindi vuole assolutamente che noi ci mettiamo in gioco come lui. Vuole essere filmato, vuole che si sappia quello che praticamente ogni settimana loro fanno per dimostrare che la terra dei palestinesi deve essere restituita ai palestinesi. La Flottiglia 2 nasce da un'esigenza di replicare l'esperienza fallimentare di 2 anni fa, quando appunto ci fu questo atto criminoso da parte del governo israeliano, l'uccisione di 9 marinai della nave Marmara. In questo momento i 70 manifestanti, militanti, pacifisti non fanno altro che aspettare il nulla osta delle autorità greche per partire. Alternano probabilmente le speranze alla noia, diciamo, e al caldo estivo che in Grecia sappiamo essere davvero devastante. In più devono anche controllare che non ci siano sabotaggi alle navi, cosa che invece è avvenuto. Israele ha negato di avere contribuito a questi sabotaggi, ma noi siamo sicuramente convinti che in qualche modo loro c'entrano. Piuttosto loro, con il loro grande potere mediatico internazionale, mondiale, riescono a condizionare gli stati, condizionare per esempio quello greco, al punto da impedire qualsiasi partenza di navi, con rischio appunto di condanne, con rischio di recrudescenza. E questo per noi è decisamente accettabile, inaccettabile dal punto di vista proprio del diritto internazionale.